Tornano a protestare i genitori della scuola Archia, la scuola dell'esubero attualmente definita, quella con 300 unità in più. Tornano a protestare e lo fanno questa mattina sotto Palazzo Vermexio. Continuano a chiedere che si faccia chiarezza per quanto riguarda la situazione dei turni mattinieri e pomeridiani. Allora, i turni non possono essere accettati dai genitori dell'undicesimo per una serie di motivi. Innanzitutto andiamo a penalizzare i bambini che il pomeriggio fanno terapia. E vorremmo sentire anche una parte medica per questo. Sappiamo benissimo che noi adulti ci abituiamo in maniera molto tranquilla al cambio delle abitudini, i bambini no. Ci sono bambini anche che cenano alle 19.30, già alle ore 20 sono a letto e dovrebbero praticamente frequentare il pomeriggio dalle 14.30 alle 20.30. Questo è il motivo per cui molte di voi stanno dicendo qualora partissero i turni probabilmente noi non manderemo i bambini il pomeriggio a scuola. Assolutamente no, non è possibile. Per me proprio, io ho due bimbi, praticamente non si incontrerebbero mai con né con mio marito né tra di loro due, che hanno differenza di un anno, sono molto legati tutti e due, già sono in crisi adesso, quindi non esiste proprio, uno di mattina, uno il pomeriggio, come faccio? A parte che è impensabile poterli accompagnare, io non dovrei più lavorare. Questo è un problema di tutte le mamme che sono qua, il problema è dei bambini, ma anche voi come genitori dovreste in qualche modo organizzarvi col lavoro. No, non ci possiamo organizzare neanche col lavoro, perché due turni, io anche ho due bambini, due turni differenti, uno entrerebbe la mattina e uno entrerebbe il pomeriggio, ho lo stesso, uno esce alle 2:30 e uno entra, è impossibile, i bambini fanno lo sport, hanno una vita all'infuori anche della scuola, non c'è solo la scuola, il sindaco deve risolverci questo problema.